ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Quest'oggi mi allenerò, anzi mi alleneranno i qui presenti footwork per 24 ore come freestyler. Allora, sul loro canale abbiamo già fatto un video dove mi alleno come freestyle, ma freestyle vuol dire palleggi, proprio palleggiato. Invece qui andremo a vedere gli allenamenti per un freestyle, soprattutto street soccer. Esatto, quindi andremo a trattare un'altra branchia del calcio freestyle, che è quella dello street soccer, quindi tunnel, dribbling e gli H, che so che ti interessano in modo particolare. Vedremo tutte le skill che si possono fare dentro il campo da calcio e soprattutto dentro il campetto. Bravissimo. Per andare a fare tunnel, andare a fare le skill che vogliamo fare, insomma. Sono curioso di vedere. Tutto pronto? Io direi, posso permettermi di lanciare questa sfida? 24.000 mi piace. Dopo l'allenamento di street soccer ti portiamo in centro città con noi. Wow! Ci sto. Va bene. Allora, è la vera prova. Altra cosa, raga, vieni un attimo. Allora, un consiglio, ragazzi, togliete un attimo il cappello. Lui a chi assomiglia? Ad Allison, a Buffon, a, non lo so, diteci il nome di un portiere così lo mettiamo in porta e facciamo le visual, capite? Non perdiamo tempo per adesso, è il momento, Anto, di farci vedere un po' di skill, quindi un pallone da R direttamente da street, iniziamo subito a far muovere i piedi. Quello che so fare? Vai, inizia. La prima skill, che è quella che amo di più fare, quella che mi riesce meglio perché in spiaggia la facevo sempre, è la MacD di spin. Fammela vedere. La facevo sempre me... anche su FIFA e alla fine l'ho imparata nella vita reale. Fai farmi in spiaggia poi. Ottimo. Sul lungomare, tra un ombrellone e l'altro, via. Prossima. La prossima, penso che la saprete fare tutti, 3 stelle skill, la roulette o la Veronica, come diceva lui. Siamo italiani, dai. Aspetta qui. O il Marseille turn. Ok, buono. Mi piace fare questa, così, però... Okay. Questa dobbiamo migliorarla, te lo dico già. Questa puoi farla, ma dobbiamo migliorarla. Però, quello che vi chiedo io, ragazzi, non è provare a fare questi, che già sai fare, ma è allenarmi come freestyler nell'arena. Io voglio provare a fare un tunnel. Guarda. Allora, Anto, sei caduto bene, perché noi di tunnel da spiegarti ne abbiamo un pochettini. Adesso ci riuniamo io e Gunther. Scegliamo i tunnel da spiegarti e poi lezione classica, prima con Gunther e poi con me, e ti facciamo vedere qualche chicca. Andiamo nell'arena. Ragazzi, prima di iniziare però ci tenevo a farvi vedere questo regalino che mi ha mandato mamma Samsung, ossia il nuovissimo Galaxy S21 5G. Adesso andiamo a fare un rapido unboxing insieme. Ci tengo a farvelo vedere anche perché utilizzerò tantissimo questo telefono nei miei prossimi video e anche su Instagram. Togliamo subito le cose secondarie perché io voglio passare alle cose più belle, cioè togliere le pellicole nei telefoni, a parte gli scherzi. Eccolo qui, ragazzi, cioè guardate lo spettacolo. Come vi ho detto, lo utilizzerò tantissimo, soprattutto per le riprese. Inoltre, ragazzi, questo telefono vi permetterà di fare addirittura una vera e propria regia, permettendovi di andare ad utilizzare contemporaneamente sia la fotocamera interna che tutte e tre le fotocamere esterne. E ragazzi, questa qui è la qualità della telecamera interna, quindi devo dire che veramente Samsung ha creato un vero e proprio gioiellino. Infatti io ringrazio ancora Samsung per avermi mandato questo bellissimo Samsung Galaxy S21 5G. Per maggiori informazioni trovate tutto in descrizione. Questo è per conoscermi, così poi potete capire i miei punti deboli. Vediamo un attimo come ti muovi all'interno dell'arena, che è molto diverso da come uno si muove all'interno del campo. Raga, guardate, allora per vincere ricordiamo o un tunnel o 2 gol. Ok, perfetto. O un tunnel o 2 gol, va benissimo. Si parte, come già sai. Soli, ormai sono un abitué del freestyle. Bravissimo. Ragazzi, già mi sto facendo impazzire. Palo! No, vabbè. Fallo, te lo meriti. No, non te lo meriti, te lo meriti. Raga, guardate come... Mano 1. No, sei stato bravo, Anto, mi hai fatto anche sudare. Non pensavo. Ora che sei bello stanco ti passo a Gunther. Grazie. Sei riposatissimo. Grazie. Ho anche un po' di freddo io, quindi... Vada. No. Bello. Ormai ho le mie skill preparate. Ci provo. Wow! La Medghidi! Vabbè. Dai. Mi ha fregato su quella allora, cosa. Hai voluto saltarmi? Si dice, no, quando uno talmente non sa cosa fare che
risulta insidioso perché non sai dove... Imprevedibile. Non sai, esatto, l'imprevedibilità in questo caso mi avvantaggia. Raga, mangiamo, ci vediamo pomeriggio. Allora, io voglio essere allenato. Guarda. E noi vogliamo allenarti. Quindi ci siamo trovati. Infatti, perfetto. Eccoci. Cos'è sta roba? Questa è una scaletta e si inizia subito a allenarsi. Anche se hai la pizzetta sopra lo stomaco, è il mio. Mi devi far saltare. Considera che queste saranno le gambe del tuo avversario. Quindi quando io ti... Quindi più lo faccio veloce. Bravo. Più lo fai veloce. Tu sei qua, l'avversario ti mette, vuole andare sulla palla col piede. Okay. Apri e chiudi il tunnel. Adesso, esatto. Esatto. Così praticamente. Bravo, sì. Ok. Ok, adesso obiettivo del nostro allenamento è che arrivi a fare almeno 5 quadrati, va bene? Hop, adesso allarghi, oh, bravo. Hop, 3, 4, 5, 5 accademico per chiudere, ma vuoi fare tutti, basta, basta, basta. Allora, adesso proviamo a mettere in pratica questo esercizio che tu hai fatto in sequenza, ma con il tempo che utilizzeresti contro un avversario. Più veloce, quindi. Quindi io sarò il tuo avversario. Tu apri un attimo e dove al mio veloce. Via, quando Gunther vuole dal via. Al mio via io cosa faccio? Faccio quello che farei normalmente, quindi vado a cercare di prenderti la palla. Ok. Tu ti ricordi quello che hai fatto qua, yes. E attacchi. E pronto? Io attacco come se dovessi attaccare quando sento Gunther che batte le mani. Ottimo. Voglio andare con loro in strada, appena sarà possibile. Guarda ovviamente. Che quella è la sfida finale, perché in strada sono agguerriti, affamati e anche skillati. Ah! Cerca di allungarla un po', vai più verso di quella gamba. Sì, sì. Oh, oh, bravo. All'ultima hai fatto il guizzo del campione. Pam. 2-1. Ha vinto lui comunque. No, no, sei stato bravo. Ho cercato di essere anche veloce. È vero, questa, il tunnel elimina. Questa era la parentesi. Ok. La parentesi. Prossimo trick. Io ho un H, se vuoi farti vedere. Madonna. Io ragazzi sono troppo fissato con gli H. H non con l'H. Che non ma è con appunto la... l'H. Andiamo a vederlo. Andiamo. Allora, siamo arrivati agli H. Che Vamos. Tu sai cosa sono. Noi sappiamo cosa sono. Ma i tuoi iscritti credo di no. No, fagli vedere uno. Faccio vedere uno. Uno e due, subito. Madonna. Adesso ti spiegheremo uno degli H più famosi, l'air elastico, che è molto difficile da dire, ma un po' più semplice da fare. Lo vuoi vedere? Sì. Te lo faccio vedere, molto semplice, suola, esterno e chiudo. Adesso lo dobbiamo combinare. Sto morendo, vabbè. Allora ragazzi, 24 ore la gamba, no, a un certo no, veramente. Punto. Soprattutto se non sei abituato. Qui a linguine. Lo vogliamo fare di mancino? No, io c'ho di mancino, non manco scendo dal... Allora, letto. Adesso quello che dobbiamo fare nel secondo step è combinare il primo, l'alzata, con un salto di lato, sul lato destro. Che cosa vuol dire? Che prima abbiamo fatto questo, adesso quello che dovremo fare è, nel momento in cui la palla entra in contatto con l'esterno, salto sul lato trasli. Destro. Mi straslo, mi sposto, quindi arrivo indietro. E mi sposto. E poi dai la botta. E poi, perché mi sposto? Perché nel momento in cui io mi sposto di lato, uno, evito l'ostacolo che può essere la porta o l'avversario. O l'avversario. Due, perché mi ritrovo nella posizione perfetta per avere la gamba tesa e la punta che chiude il movimento. Se ci provate, se state guardando questo video e volete provarci, taggateci su Instagram che vi ripostiamo. Mi raccomando. Andiamo a vedere le improves degli italiani. Bene, vai, terra, alza il ginocchio. E mentre la alzo devo traslare. Saltare verso di me. Non era male. Tecnicamente non era male. Devo soltanto saltare. Cioè, io però vorrei portarti subito vicino alla porta. Andiamo lì. Che sì, così almeno ho un punto di riferimento. Sarà il piede, pensa al ginocchio. Ok. Buono. Questo non era male. Questo non era male, mi è piaciuto. Voglio rivederlo e poi andiamo più indietro. Ecco, raga. Palo. Questo è il più bello di tutti. Uno, due, tre. Mamma mia, mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto però, mi sei piaciuto. Bello. No! Bello. Incrocio, bello. Quindi, ragazzi, allora. Sono veramente stanco, però voglio concludere questa giornata in bellezza. Adesso hai imparato gli H, hai imparato a fare tunnel, ma dal punto di vista dribbling mi hai fatto vedere prima che è sbagliato. Rullando in diagonale hai molto più spazio tra il piede d'appoggio e la palla per appoggiare il tuo piede. Ok, dopo come fa a colpire? Dopo, appena questo sta appoggiando, devi fare subito un velo e andare soprattutto, questa è una parte fondamentale che pochi fanno. Cazzo, io non facevo il velo, tu fai così praticamente. Io praticamente cioè, faccio... Ho capito. Ma perché? Perché il velo di sinistro serve a dare slancio. A parte quello, serve a dare slancio e in più a far pensare all'avversario che stai andando di qua. Perché tanti lo fanno in questo modo, fanno uno e dritto. Ed è sbagliato. Quello che tu devi fare invece è dare lo slancio sul destro, quindi uno, finta e poi vado. Appena rulli appoggi, passi davanti e chiudi. Oh! Bravo! Questo mi è piaciuto, finalmente, bravo Anto! Ronaldinho! Adesso secondo me puoi farlo libero in campo da solo, bello allo stato brado. Allora ragazzi,
24 ore andate, sta per fare buio praticamente. Contando che abbiamo iniziato ieri. Sono stravolto, abbiamo fatto un botto di video dove appunto, cioè non è che abbiamo fatto soltanto questo allenamento nel 24 ore, le 24 ore sono comprese di tutti i video in cui mi hanno allenato, cioè esatto. Calcio freestyle, tutti. C'è da dire la verità che in questi video sei tu più quello che ha faticato di più rispetto a noi, quindi con sì, bravo. Sono ma io non ho neanche sudato. Esatto, noi ci siamo bellissimo. Limitati alla spiegazione. Mi sono stravolto, però sono veramente felice perché li vedrete, usciranno un sacco di video insieme dove appunto ho fatto dei trick! Ma io e dei signori trick, se io posso permettermi. Per, cosa facciamo? Io aspetto... vado in ospedale. Io vado a controllare. Lasciate un like ragazzi per ZV, poverino, che adesso deve rifarsi. Lui va in ospedale, io sto andando già a controllare se siamo quasi a 24.000... like. Ah raga, è vero, mi piace, iscrizione, andiamo in strada a sfidare le persone. Lo portiamo con noi ragazzi. Ciao ragazzi, ciao, ciao!